Ben ritrovati, sabato 12 agosto e siamo al nostro primo appuntamento con l'informazione di Fano TV. Ma come tutti i giorni prima di tutto andiamo a vedere chi festeggia oggi l'onomastico. Oggi sabato 12 agosto festeggiano gli onomastici Santa Giovanna Francesca de Chantal. Direi quindi auguri a tutte le Giovanne, alle Francesche e anche a chi si chiama Chantal. Andiamo quindi a vedere le previsioni del tempo. Bellissime giornate sul nostro territorio con tempo stabile e ben soleggiato su tutta la regione. Le temperature massime entro 29 e 31 gradi. 20 a regime di brezza. Avremo una domenica con un sole splendido fino a giovedì, sempre sole splendido con temperature minime di 19 gradi e massimo di 30. Il sole oggi è sorto alle 6 e 7 minuti e tramonterà alle 20 e 15. E come tutte le mattine, e oggi sarà l'ultima mattina, che ci colleghiamo con il nostro Edoardo Rubini da Porto Novo, bagni da Emilia. Edoardo oggi ci accoglie in barca. Buongiorno Edoardo. Buongiorno, buongiorno a tutti voi, buongiorno a tutte le marche, buongiorno. Ti vediamo già proprio beh, bello pronto per affrontare questa giornata con questo, con, sempre con questo mare che che, che, che ci fa un'invidia incredibile. Allora Edoardo, siamo Ma... alle soglie del Ferragosto. Sono tutti, sì. tutti che si stanno preparando per vari festeggiamenti e invece sì. a Porto Novo cosa succederà a Ferragosto? Ma allora noi a Ferragosto abbiamo la classica tradizione del mare. Eh, alle mie spalle, come potete vedere, c'è la mia Madonna, la nostra Madonna, la Madonna della chiesa di Sant'Anne di Porto Novo. È del 1034 e da sempre è stata fatta la processione in mare, a terra e in mare. Mio padre, adesso io, mio padre è sempre con me, ma in questo ferragosto speciale lo faremo ancora più tradizionalmente parlando con le mie batane. Porto il nostro vescovo e l'immagine della Madonna dalla, 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 dalla chiesa fino a tutto Porto Novo. Imbarcherò il vescovo con la mia batana Remi. E insieme alla Madonna faremo una processione molto vicino a riva per rendere ancora più partecipe tutte le persone che sono in spiaggia. Il, il nostro vescovo Spina è felicissimo di fare questa cosa e non vede l'ora di venire in mare con me, perciò Edoardo, questa tradizione di portare se, la Madonna in mare. Edoardo, scusami se ti interrompo, sì, ma questo prego. succederà a che giorno e a che ora? Perdonami, il 15 agosto alle 9.30, alle 10 ci sarà la messa e alle 11 quando la messa finirà. Il vescovo scenderà in spiaggia, io lo imbarcherò, metteremo una corona qui uh, davanti la, 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 alla chiesa di Portonovo in mare. E chiedo a tutti i canoisti, o a tutti i mezzi a remi di poterci affiancare, di, di poter creare un bel corteo di barche a remi, così ancora più sostenibile, ancora più bello e ancora più diciamo così senza benzina e andiamo tutti a remi, cosa dici? Io dico che è una cosa splendida, ma ci saranno quindi tantissime barche, imbarcazioni che arriveranno per vedere questa cosa, sarà un, sì. una cosa molto molto bella e eh, sì. questo succederà di giorno, invece di sera cosa, 15, cosa ci sarà? Il 15 agosto dalle ore 10, la messa è alle 10, fino insomma verso mezzogiorno. Io mi sto muovendo con la mia barca? In modo tale che vi faccio da cicerone oggi, va bene un attimo? Sì, sì, sì. Ci va bene. bene, diciamo che in fondo c'è lo scoglio della vela che fa da confine tra il comune di Cirolo e Ancona, va bene? La nostra vela, la vostra vela, un po'. Siamo un po' gelosi <ride> di questo scoglio. Per seguire la nostra chiesa del 1930-1034, scusatemi. Poi andiamo dove c'è la Torre De Bosis, questa è la Torre Clementina del 1700, eh, è stata, è dei signori De Bosis che ci abitano, è un pezzo di storia. Vedete, questa è la, la, nostra, la nostra meraviglia. Qua c'è l'altra realtà di ristorazione, la cappannina, i giacchetti, il clandestino. Insomma, e via stai, dicendo, stiamo nell'atto. Ci stai facendo fare un giro panoramico? Molto interessante. Ma io vi porterei tutti con me, venite giù che vi porto tutti con me. Assolutamente. Alle spalle del nostro meraviglioso monte, come tu vedi, vedi? È bellissimo stamattina. È molto bello il luogo, è molto bello il panorama ed è molto anche sì. bella l'acqua, perché è un'acqua verde si vede che è un'acqua di scogli. Sì, guarda. Benissimo, meraviglia della guarda. Allora, noi da Fano TV ti facciamo i migliori augusti, auguri di Ferragosto a te, a tutta la tua famiglia e naturalmente anche a bene. tutti i tuoi ospiti che in questo momento si stanno godendo le vacanze presso il tuo stabilimento. E Grazie. Ti ringraziamo. Una, dimmi, dimmi. una cosa una stupida, scusami, oggi è il compleanno di mia figlia, 18 anni, eh, papà ti vuole bene amore? Auguroni, scusa se mi sono permesso, Niente, sai? Auguri figurati. Angela. È, è un piacere, <ride> facciamo anche gli auguri, anche Fano TV fa gli auguri alla tua bambina. E naturalmente è stato, è stato un piacere averti con noi per questa settimana, Edoardo. piacere mio, uh, ti mandiamo un grande abbraccio e un buonissimo ferragosto. Vi Grazie, vi aspetto a Porto Nuovo. Va bene, con un bel piatto di spaghetti e un bel giro in barca con me. Grazie, Edoardo. Ciao Marche, buongiorno a tutti. Grazie, ciao, grazie. Grazie ancora ad Edoardo che veramente questa settimana ci ha intrattenuto in modo molto divertente ma ci ha fatto anche scoprire una parte del territorio marchigiano. Ma noi iniziamo la nostra rassegna stampa e la iniziamo oggi con il Corriere Adriatico. Corriere Adriatico mette in eh, prima pagina hotel ostaggio degli scooter. Questo è successo a Pesaro. Le auto dei clienti non escono per i motorini davanti ai garage, arrivano vigili e carro attrezzi. Pinoli dell'Alexander dichiara succede sempre, un ospite voleva fare una denuncia per sequestro ed ancora la fotonotizia è dedicata alla vitri frigo il debutto di Edoardo e Cristina Roff, una prima che fa tendenza. Brevi di cronaca, Pesaro, vigilanza rafforzata in mare da giugno, oltre 2100 controlli. E invece passiamo ancora con le brevi di cronaca a Fano, riaprono viadotto e svincoli, la con sulla contessa si allenta finalmente la morsa e ancora a Fano, ieri abbiamo avuto eh, la visita di Sgarbi che è andato a vedere gli scavi vitruviani e ha dichiarato che bisogna estendere l'area. Ed ancora in fondo pagina, casa distrutta dal fuoco, scatta la mobilitazione, incendio rende inagibile un'abitazione a Loreto, inizia una raccolta fondi per aiutare la famiglia. Ed ancora una notizia riguardo l'assalto in villa: tre ipotesi sulle vie di fuga dei banditi. Parliamo per brevissimamente per quanto riguarda il traffico di questi giorni, siamo in pieno Ferragosto. Uh, vacanze intelligenti ma che il weekend è rosso, il weekend sulle strade, ricordiamo oggi e domani le giornate sono da bollino rosso, sarà una, della, 14 sarà una delle direttrici più trafficate negli spostamenti verso le località di mare. Oggi e domani si prevedono due giornate di viabilità da bollino rosso con picchi, eh, con picchi da maglia nera durante la tarda mattinata di oggi fino alle prime ore del pomeriggio. Rallentamente serpentoni in agguato, soprattutto lungo il tratto auto autostradale eh, in direzione San Benedetto del Tronto. La 14 infatti si conferma una delle direttrici più trafficate negli spostamenti verso località di mare della Dorsale. Adriatica, specialmente in direzione sud. Ed ancora, siamo a Pesaro, motorini bloccano il garage dell'hotel, lo sfogo di Pinoli che giovedì sera ha chiamato i vigili per liberare l'accesso dell'Alexander, clienti oste osteggio degli scooter parcheggiati davanti all'ingresso del garage. Succede in zona di Levante, nel Clou di Candele, sotto le stelle, eh, con la zona mare invasa da centinaia di persone bianco vestiti, eh, scooter selvaggi, i clienti non riescono a uscire dall'hotel, restano bloccati, erano due clienti con due auto che non potevano uscire dal garage dell'albergo perché alcuni, alcuni motorini avevano parcheggiato davanti al passo carrabile. Vigilanza rafforzata in mare, da giugno oltre 2.100 i controlli, una quarantina le sanzioni della cap capitaneria per le violazioni accertate, controlli e misure di sicurezza rafforzate in mare con l'approssimarsi del Ferragosto, il periodo di maggiore attività per il personale della capitaneria di Pesaro e dei suoi uffici dipendenti di Fano Marotta e Gamicce Mare, che in questi giorni continuano senza sosta a controllare il litorale. A favore di bagnanti, di portisti e in generale di tutti i fruitori del mare e delle spiagge. Morta annegata la donna trovata in Baia, è morta annegata, ne abbiamo parlato ieri nella nostra rassegna stampa, ma ne ha parlato anche il nostro TG. È morta annegata la donna ritrovata giovedì dopo, poco prima dell'alba sulla spiaggia di Baia Flaminia, proprio nei pressi di Villa Pavarotti, lo ha stabilito l'autopsia che è stata effettuata ieri all'obitorio Santa Croce di Fano. Ed ancora ritorniamo sul discorso di un turismo che quest'anno non ha dato delle grandi soddisfazioni. Il Ferragosto si preannuncia sottotono, negli hotel ci sono ancora camere liberi. Per Oliva, Presidenti di Riviera San Bartolo, è il concorso d'aumento dei costi e naturalmente anche, ha contribuito anche l'alluvione. Ed ecco che entriamo nel vivo di Fano, prima pagina. Sgarbi agli scavi vitruviani: bisogna estendere l'area. Il sottosegretario impressionato dal valore della scoperta. Ma i soldi stanno finendo. Questi scavi, dice appunto Sgarbi, sono da proseguire in tutte le estensioni disponibili dell'area. Lo ha detto il sottosegretario al Ministero della Cultura Vittorio Sgarbi, visitando nella giornata di ieri il luogo di via Vitruvio, dove sono venute alla luce nuove testimonianze romane. Senza alcun dubbio ritengo necessario estendere gli scavi in tutta l'area a disposizione e pensare a una loro fruibilità al pubblico. Restiamo ancora a Fano, sempre in prima pagina, riapertura di Viadotto e Svincoli. Sulla contessa finalmente si allenta la morsa, gli operatori tirano... Un primo sospiro di sollievo. Marcolini dichiara: Ma il calo del turismo sfiora il 30%. La situazione aggiornata è questa: è stato riaperto il viadotto di Ponte Dazio in entrambi i sensi di marcia, è stata anche riaperta la galleria del furro Fur in entrambe le, le direzioni, riaperti gli svincoli della zona industriale in ingresso sulla SS3. Flaminia in direzione Fano, in uscita su Cantiano sulla direttrice per Gubbio resta ancora chiuso, invece lo svincolo direzione Gubbio Roma e resta a senso unico alternato la SS3 Flaminia per i lavori sul viadotto Colnovello. Uh, attenzione al traffico in questi giorni perché quando ci sono le, tra, naturalmente le, la viabilità alternata si formano delle code decisamente molto molto lunghe. Comunque buone notizie riguardo alla viabilità di collegamento con l'Umbria. La riapertura del viadotto a Ponte Dazzo di Cantiano è importante perché permette ai turisti provenienti dall'Eugubino di raggiungere con maggiore comodità la costa fanese. Ed ancora notizia di cronaca, refurtiva nascosta nel camper, arrestati padre e figlio, arrestati, arresti convalidati, il più giovane ai domiciliari con il braccialetto. Ancora restiamo a Fano, nove appartamenti all'ex scuola Bianchini firmano il protocollo di intesa per Gimarra fra comune ed Erap. Ci spostiamo a Durbino, siamo sempre sulla rassegna stampa del Corriere Adriatico, la Mercedes affidata a Eris, tre ipotesi sulle vie di fuga, si allarga il cerchio delle spy cam visionate, conferme che i banditi sono stranieri. Si conferma che i banditi sono stranieri. Militari ispezioneranno l'auto con le più moderne tecnologie e supporto delle investigazioni scientifiche alla ricerca di tracce che potrebbero essere sfuggite dal, dalle ricognizioni ordinarie. Si, eh, si ricorda cioè che è stata ritrovata la famosa Mercedes. E eh, passiamo alla Val Metauro, vediamo in Valmetauro. Via l'acquisto della Baita delle Cesane, un investimento per il turismo verde, accordo tra i comuni di Fossombro in Urbino Isola del Piano. Operazione da 165.000 euro. L'investimento è di 165.000 euro, suddivisi per il 40% tra i comuni di Fossombrone, Urbino e per il 20% con Isola del Piano. E torniamo alla, alla cronaca morte in casa dell'amico Sigilli al cellulare dell'operaio, rinviata questa mattina. L'autopsia sul corpo della giovane donna. Stiamo parlando del caso di Santippolito, rinviata oggi l'autopsia sul corpo di Martina Carlotta Bianchi. La priorità per gli inquilenti è stabilire chi abbia venduto la, dro la droga alla giovane. Intanto il 42enne, operaio d'origini pugliesi, affittuario della casa dove è morta la donna, non è indagato. Di certo gli è stato solo sequestrato il cellulare. Passiamo in Valcesano, in Valcesano, prima pagina eh, Mondolfo capitale della fisarmonica, la manifestazione Mondolfo capitale della fisarmonica con i concerti Notturna e all'alba nelle location più suggestive del centro storico e al molo di Marotta. È stata presentata nella sala del Consiglio comunale la prima edizione del festival Tramantici con patrocinio della regione saranno quattro gli eventi musicali sotto la direzione artistica di Roberto Lucanero, originario di Castelfidardo, città conosciuta nel mondo proprio per essere la capitale della Fisarmonica e docente di storia della musica al Conservatorio di Dell'Aquila. Ed ancora il caso, al PD non è bastato demorire la sanità marchigiana, anche la minoranza consigliare contro le parole di Biancani. A Senigallia, Porto Buffera sulle dimissioni di Rognoli, il PD, grave mancanza di trasparenza. Il capogruppo romano attacca il sindaco replica polemica assolutamente sterile e fuorviante da ancora Senigallia mess missione messa in sicurezza della Misa l'opera di pulizia del fiume continua da Senigallia a Ostra i vertici della regione annunciano altri lavori sulle sponde e sui rami Chiudiamo eh, la rassegna stampa del Corriere Adriatico e eh, vediamo invece il resto del Carlino. Il resto del Carlino apre eh, come titolo di testa: appartamento divorato dal fuoco, paura in centro a Gabice. Alcuni turisti che vi alloggiavano erano al mare, altri sono dovuti fuggire ed ancora. Gli annunci del sindaco Ricci: Pesaro scippa il CUM ad Ancona. Il CUM è una manifestazione, poi andremo a vedere di cosa si tratta. Il festival sarà ad aprile e in autunno riapre il Rossini. Passiamo allo sport: beach volley, che passione, serate sold out per i tornei. Ed ancora: Serie C: La Vis firma il centrocampista D'Innocenzi a 19 anni. E da pergola, dopo la frase infelici, Biancanici ha diffamato e il chirurgo Loquerela, Ritroviamo lo stesso articolo che abbiamo appena visto sul Corriere Adriatico. Ed ecco Fano: La notte brava di un sessantenne pesarese. Falegname aggredisce due poliziotti, girava col martello e quando l'hanno fermato ha reagito con i calci. Scusate, ero ubriaco. La città della cultura, parliamo di Pesaro, ufficiale il CUM si sposterà a Pesaro e Rossini riapre in autunno. L'anno prossimo il CUM, che è il festival dello psicoanalista Massimo Recalcati, per divergenze di budget con la giunta comunale di centrodestra di Ancona ha deciso di trasferirsi a Pesaro. Il noto psicoanalista si è trovato con la metà dei finanziamenti soliti, ossia da 150.000 a 75.000 euro e quindi il festival arriverà a Pesaro. Ed ancora appartamenti in fiamme, paura e inquilini in fuga, è successo a Gabicce, danneggiato solaio e impianti anche della casa soprastante. Probabile la causa un cortocircuito scaturito da una camera, salva la palazzina. Fortunatamente sono rimasti illesi i vacanzieri che alloggiavano in quella struttura che era situata nella centrale via Mazzini al Civico 11. Fano, sgarbi su Vitruvio, la Pompei di Fano. Ritroviamo sempre in prima pagina di Fano. La, il fatto che è arrivato, fa, è arrivato Sgarbi a Fano a eh, vedere appunto gli scavi. Tour del sottosegretario nel centro, eh, così dichiara: Parlerò col ministro e attacca Pesaro, capitale della cultura 2024. a tradito Urbino e la città della fortuna. Ed ancora: Lutto nel mondo dello sport. Addio a Gino Pianosi decano del tennis fanese Restiamo sempre a Fano agenti aggrediti da un falegname col martello riparavo una panchina se giustificato così il sessantenne ubriaco arrestato giovedì sera in pieno centro dalla municipale sarà processato il 22 di agosto Valcesano Biancani ci diffama e il chirurgo lo querela contro le parole del consigliere del PD. Ricordiamo le parole che aveva appunto detto in ospedale a Pergola i medici giocano a 3-7 al posto di dedicarsi ai pazienti anche il gruppo comunale quindi d'opposizione stanno suscitando forti reazioni e avranno anche conseguenze sul piano giudiziario le parole pronunciate mercoledì in aula durante la discussione sul nuovo piano socio sanitario dal consigliere regionale Andrea Biancano un assessore sta portando i cururghi a Pergole a guardare le cicatrici e non dico cosa. Siamo ad Urbina, siamo sempre sul resto del Carlino. Il mese di luglio è stato il più caldo dal 1850, un luglio rovente il secondo più caldo dal 1850 dietro al 2015, caratterizzato dal predominio dell'anticiclone. Africano, condizione ormai consolidata nel nuovo millennio. La seconda ondata saariana di stagione ha fatto registrare per la seconda decade del mese un record assoluto con la temperatura media che ha superato la soglia dei 30 gradi. E torniamo ancora a parlare del turismo. Turismo in lieve flessione nell'entroterra. Lo dichiarano a Urbino la. Contrazione è nazionale, sui nostri monti si nota in tono minore. Chi viene da noi cerca anche l'esperienza come i tour in bicicletta e quindi ancora ritorniamo sul discorso che quest'anno il turismo non ci ha dato grosse soddisfazioni. Chiudo anche la rassegna stampa del resto del Carlino per dare eh, qualche notizia anche a livello sportivo. Siamo a Pesaro con il calcio, vis verdissima, preso d'Innocenzi dal Chieti, il centrocampista di 19 anni da ieri è bianco-rosso. Il club dichiara giocatore di grande prospettiva. Domani alle 10.30 ci sarà il primo test con il Fossombrone. Ed ancora calcio Pesaro-Alma. Tra Russo e i Fanesi è una questione di soldi. Le richieste del presidente potrebbero tenere distanti eventuali imprenditori interessati. Ieri la squadra ha vinto con l'Urbino 1-2. Salvare l'alma in Extremis potrebbe essere una questione di prezzo. L'ipotesi tutta comunque da verificare è che ci sarebbero personaggi anche fanesi o del territorio disposti a farsi carico del club Granata qualora il presidente Mario Russo intendesse realmente lasciare Fano e la squadra. Dopo c'è che mister Scorsini avrebbe annunciato di non rientrare a Fano dopo Ferragosto per proseguire la preparazione se non si fosse appunto risolta la situazione societaria e dopo che lo stesso presidente Russo avrebbe confermato in un'intervista a TVRS di liberare tutti i giocatori dal 16 agosto prossimo. Tutto sta a capire a quale prezzo l'imprenditore casertano, proprietario del 100% delle quote, è disponibile a cedere l'Alma Juventus a Fan. Con questa notizia io eh, chiudo il, la rassegna stampa di oggi. Vi auguro un buonissimo Ferragosto in quanto la prossima rassegna stampa ci sarà lunedì e sarà condotta eh, dal mio collega Massimo Foghetti. Vi ringrazio e vi saluto. Buona giornata.